allora, visto il successo del mio primo video dedicato ad un salotto tech, beh, ho voluto mantenere la promessa e continuare questa serie, stavolta però con qualcosa di estremamente più economico. Già, perché se il primo setup andava ben oltre i 3.000 euro ed era tutto marchiato Sony, ma mi permetteva di vedere film, serie TV e di giocare, beh, questo è abbondantemente sotto i 300 euro e mi permette di guardare film, serie TV e anche di giocare. Ma prima di raccontarvi tutto, come sempre, vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram, dove ho modo di tenermi in contatto con voi quotidianamente ed è anche l'unica piattaforma social dove riesco a rispondere a tutti i vostri messaggi, e vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dunque, partirò dal pezzo forte di questo setup, che poi è quello che mi ha permesso di contenere al massimo i costi, cioè un proiettore tascabile dotato di sistema operativo Android. È davvero molto piccolo, quindi potenzialmente sì, lo potete portare sempre con voi anche per altri tipi di utilizzo, ed ha anche una batteria, seppure ve lo dico subito, dura davvero pochissimo. Impensabile quindi poter vedere un film con la sola batteria, perché evidentemente la lampada del proiettore consuma davvero parecchia energia. In effetti però mi ha stupito la bontà dell'immagine, che arriva a una risoluzione di 854x480 con supporto a Full HD, e che nonostante i soli 100 lumen alla fine fa il suo dovere, anche se è evidente che non va utilizzata in ambienti con troppa illuminazione ambientale. In base poi agli spazi disponibili si può arrivare fino ad una diagonale di 120 pollici. Io onestamente non ho provato e mi accontento dei miei circa 43-45 pollici, visto che ho il muro anche abbastanza vicino. Il fatto poi che sia un proiettore portatile richiede che sia anche facile da impostare, e in effetti lo è. Sul fianco vi è una rotellina per la messa a fuoco, mentre la calibrazione dello schermo avviene in automatico. Peraltro non è nemmeno necessario utilizzarlo su un treppiede come nel mio caso, perché il design ottico permette una proiezione completa anche appoggiandolo ad una superficie piana, come ad esempio un tavolo o una scrivania. Detto che quindi va comunque sempre alimentato, sul retro beh, troviamo anche una serie di connessioni: la porta USB per collegare un hard disk o chiavette, uno slot micro SD, un'uscita jack audio e un'uscita HDMI. Un set di connessioni che già da sole permettono di riprodurre una vasta varietà di contenuti, collegando unità esterne o sorgenti esterne. Ma come vi dicevo, essendo dotato di sistema operativo Android, purtroppo solo 4.4, che vabbè, nonostante l'interfaccia agghiacciante, peraltro comandabile tutta da telecomando incluso, alla fine il suo lavoro lo fa, nel senso che grazie al Play Store integrato è possibile installare applicazioni importanti come YouTube, ma soprattutto Netflix, Prime Video e altre piattaforme di streaming online, per godere di massima flessibilità e poter vedere praticamente qualsiasi cosa, perché se mettiamo insieme le applicazioni che si possono installare, le connessioni alle memorie esterne e la possibilità anche di collegarsi in rete ad un NAS o a dischi di rete, oltre che ad uno sorgente HDMI, ecco che un fantastico salotto multimediale è servito, sacrificando, è vero, la qualità video e anche un po' di pulizia visiva per quello che riguarda il cable management, ma ottenendo un setup altamente flessibile, adattabile ad ogni esigenza e facile da spostare all'occorrenza. Sul retro del proiettore poi ci sarebbe anche questo piccolo speaker, ma vale lo stesso discorso fatto con la batteria: lo speaker c'è ma non serve, perché l'audio è basso e assolutamente inadeguato, ed è per questo che, come vedete, qui dietro ho messo uno speaker Bluetooth portatile. Ho scelto il DOS Soundbox per una questione di prezzo, di qualità e dimensioni. Prezzo perché siamo ben sotto i 40 euro, con una qualità ottima in relazione al costo, con una resa sonora che, privilegiando in particolare i bassi, io la trovo gradevole, soprattutto nella visione di film, in particolare quelli di azione, ma anche con programmi come ad esempio The Grand Tour. Mio Fellino, di che me lo riporterai? Promettimelo! Ti posso promettere, però io sono la tua migliore occasione. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Tutto questo in dimensioni comunque piuttosto contenute, e nonostante sia possibile collegarlo via Bluetooth, io ho preferito sfruttare il cavo jack audio, sia per evitare latenze che per aumentare la qualità sonora. Inoltre mi ha attirato questo design neutro sì, ma gradevole, con i controlli touch sulla superficie superiore ideali in questo setup, e con il fatto che abbia un audio direzionale, quindi diretto verso di me quando sono seduto sul divanetto. Ma quando invece non voglio disturbare nessuno, collego, questa volta sì via Bluetooth, un paio di cuffie, le Skullcandy Crusher, di cui già vi ho parlato tempo fa e che ho scelto anche in questo caso per la loro potenza dei bassi, che io personalmente, lo ripeto, amo quando guardo i film, soprattutto quelli di azione, oppure anche quando gioco a qualche videogame. Già, perché ho collegato al proiettore anche una console, ma non una console qualsiasi, bensì una retro console capace di farmi rivivere i giochi della mia infanzia. E anche in questo caso vi avevo già parlato del mio progetto, no? Con un Raspberry Pi 3 e RetroPie, che in pratica è in grado di simulare tutte le vecchie console e anche i giochi da bar. Vi lascio comunque il video qui nelle schede, ma con l'occasione ho voluto arricchire il mio progetto con un case favoloso proprio per il Raspberry e che riproduce l'inconfondibile design del Super Nintendo. È un prodotto che Kintaro, produttore, mi ha inviato in anteprima, credo che al momento non sia ancora disponibile alla vendita, ma vi lascio comunque il link di altri loro prodotti similari qui su Amazon. Il kit, beh, secondo me è favoloso, richiede davvero 5 minuti per il montaggio e peraltro in confezione c'è anche un dissipatore termico con tanto di pasta termica. E il case, oltre ad avere tutte le connessioni al posto giusto, è completo anche di un tasto power e di un tasto reset proprio come la console originale, e sono funzionanti con il Raspberry, oltre che ad un comodo LED che segnala anche quando la console è accesa. Chiaramente, per non rovinare lo stile vintage, beh, io ho deciso di acquistare una coppia di joypad, riproduzioni dei controller originali dell'epoca, che ovviamente ora sì sono USB. Li ho presi su Amazon davvero a 2 soldi. Chiaro, sono dei plasticoni, ma per giocare ai mitici giochi dell'epoca bastano e avanzano. E che giochi! Super Mario, Mortal Kombat, Double Dragon, e potrei citarne decine e decine di classici che da soli, beh, valgono il prezzo del biglietto. Ma se vi state chiedendo come ho fatto, come funziona RetroPie, come impostare il tutto, vi lascio ancora una volta il video che ho già fatto, mentre di tutti i prodotti che avete visto, beh, trovate i link qui sotto in descrizione. E insomma, come vedete, tutto il pacchetto che ho scelto per questo setup non solo è piuttosto economico, ma anche incredibilmente portatile. Proiettore, speaker, Bluetooth, console Raspberry stanno in qualsiasi borsa o valigia e sono incredibilmente facili da posizionare anche in una camera di hotel o in una casa delle vacanze. Ma siccome io le vacanze le ho fatte, per il momento rimarranno qui con me nel setup del mio studio, fin tanto che non avrò voglia di realizzarne un altro. Anzi, se l'idea vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un like, condividendo questo video e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti per discutere e rispondere alle vostre domande, e dopo avervi ringraziato vi dico anche che vi aspetto per un nuovo video come sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!